Vediamo se la telecamera è con noi, no? Non lo so, eccola qua. Ciao, ciao mamma. Salutiamo Letizia, no, oggi Letizia c'è. Va bene, allora. Eccoci qua. In realtà c'è questa fastidiosissima luce che rovina la scena. No. Ah, che bello, c'erano le luci anche qua. A saperlo. Aspettate, così dormite, qualcuno limona. Olè! No, non limonate adesso, c'è un paio d'ore, tenete duro, potete farcela. Allora, ok, i movimenti della gastrulazione. Eravamo arrivati più o meno a questa cosa qua. Cosa succede? Questa è una sezione lungo l'asse dorso-ventrale. Quindi a destra abbiamo il polo dorsale e a sinistra quello ventrale. Allora, cosa succede? Che qui iniziano una serie di movimenti che porteranno l'endoderma e il mesoderma all'interno, e diventeranno poi, diciamo, queste tre strutture concentriche, ectoderma, mesoderma ed endoderma, una dentro l'altra. Quindi il mesoderma si invagina e in realtà nello stesso tempo i movimenti io non ve li racconterò perché sono interessanti, fanno parte di un corso di biologia dello sviluppo potenzialmente, ma noi ci concentriamo più su specificazione patterning e sui movimenti. Purtroppo non ho tempo di addentrarmi, però qualcosa almeno lo vediamo. Ok, e durante questo ingresso in realtà c'è una specie di ondata che parte dall'endoderma. Come se fosse un'onda, lì proprio un flusso di citoplasma, ci sono le membrane in mezzo, ma ovviamente le cellule sono agganciate tra di loro. Ok, che porta questo faringeal endoderm a guidare una corsa sotto l'endoderma che da questo labbro dorsale del blastoporo si porta, diciamo così, in direzione della parte ventrale. In realtà adesso qui la parte ventrale dobbiamo dimenticarcela perché questa è una parte dorsale e di fatto quello che si vede, questa migrazione, sta srotolando l'asse antero-posteriore. Questa sarà la porzione più anteriore di endoderma e di mesoderma e man mano che entra nuovo tessuto, che si invagina nuovo tessuto sotto, avremo tessuti sempre più posteriori. Ok, derivati mesodermici, derivati endodermici, ma sempre più caudali, quelli che entrano in momenti diversi. Più andiamo avanti nello sviluppo, quindi c'è diciamo, un rapporto temporale, tra l'asse antero-posteriore e il tempo dello sviluppo. Ok, in parallelo però cosa succede? Che l'ectodermo ovviamente deve avvolgere tutti, lui deve essere il più esterno, e quindi cresce verso il basso, di fatto stringendo il blastoporo sempre di più finché rimarrà soltanto quel buchetto che abbiamo visto al fondo. Ok, allora questo in realtà srotolarsi questo è uno dei primi movimenti che vi descrivo, questo allungarsi dell'ectoderma, il movimento, diciamo, viene chiamato epibolia. E l'epibolia è proprio questo, si vede in realtà, forse nei mammiferi no, molto bene nello zebrafish, ma comunque è un movimento che permette all'ectoderma di espandersi sempre di più. E diciamo così, per immaginarselo, potete immaginare quello che succede alla pasta quando ci passate sopra col mattarello. È un po' la stessa cosa. Voi avete un tessuto con un certo volume che occupa una certa superficie, se lo appiattite, in realtà potete fargli coprire una superficie maggiore. E più o meno è quello che succede. Aspettate, questo ve lo faccio vedere dopo. Ok? Questo è quello che succede perché vedete, questo è l'ectoderma in uno stadio pre-gastrulazione. Allo stadio 10 comincia la gastrulazione e vedete che questo ectoderma in realtà si appiattisce sempre di più, si riducono gli strati cellulari e ovviamente facendo questo aumenta la superficie, d'accordo? Si schiaccia proprio, come se gli passasse sopra il mattarello. In contemporanea però le cellule diventano anche un po' più piccole e aumentano di numero.
E questo lo possiamo vedere molto bene guardando una mappa della proliferazione cellulare in questi embrioncini. Ok, e questa mappa la vedete qui grazie ad un anticorpo molto particolare che riconosce il fosfoistone H3, che è la versione mitotica, okay, dell'istone H3, cioè durante la mitosi l'istone H3 viene fosforilato. Se tu hai un anticorpo che ti riconosce in modo specifico questo fosfoistone H3, tu puoi, boom, per magia, colorare tutte le cellule che stanno facendo la mitosi. Si può fare a mano, andare a cercarsi le mitosi con un marcatore nucleare, ma è molto lungo, questo è più comodo. E quindi, così vedete, per esempio, nell'ectoderma un sacco di proliferazione cellulare. Queste sono tutte cellule in mitosi. E considerate che la mitosi è una piccola, è un battito di ciglia in un ciclo cellulare, d'accordo? C'è tutta la fase S, eccetera, eccetera. Quindi è un attimo. Quindi, considerato quante cellule stanno attraversando quell'attimo, immaginate quanta può essere la proliferazione cellulare in questo tessuto. Ok, e qui vedete appunto, questo è l'ectoderma, in realtà allo stadio 10, allo stadio 12, quando sta per finire la gastrulazione, invece vedete che si è allungato parecchio l'ectoderma e continua a proliferare. Un po' di proliferazione ovviamente la vediamo anche nel futuro mesoderma e un pochino meno nell'endoderma, che è già velociccio di suo. Ok, la fate map. Ok, allora, alla fine della gastrulazione, cioè diciamo così, adesso dovremo parlare di specification e ve ne parlerò. Però prima di entrare in questo discorso di specification, voglio così che abbiate un'idea di quello che è il livello di specificazione per quello che possiamo valutare facendo semplicemente la fate map. Vi ricordate cos'è la fate map, no? Io prendo una parte dell'embrione oppure addirittura vado, posso andare ai blastomeri e vedere che cosa diventano. Tipo, se voi prendete i primi due blastomeri, quelli dividono la metà destra e la metà sinistra dell'embrione, tutti i tessuti, ma destra e sinistra. Man mano che andiamo avanti possiamo disegnare, e quella è molto netta tra l'altro, quella divisione destra e sinistra. Man mano che andiamo avanti possiamo vedere quanto queste cellule, magari nei diversi embrioni, tendono a prendere sempre gli stessi destini, quanto è determinato il loro destino. Ok? Adesso appunto cominceremo a parlare di specificazione, quindi vogliamo sapere quanto sono determinate, ed un primo indizio ce lo può dare proprio la fate map. Ok? Con che precisione, con che costanza certi tipi di cellule diventano una cosa piuttosto che un'altra. Ok, e ovviamente questo lavoro è stato fatto in modo molto dettagliato nello Xenopus. Qui vi faccio vedere uno studio dove sono stati colorati diversi blastomeri per mapparne, okay, il destino allo stadio di 32 cellule. Quindi quando abbiamo già una palletta divisa in molte cellule, e ognuno ovviamente avrà una sua topografia, una posizione topografica che possiamo in qualche modo così, riagganciare a questa blastula che vedremo dopo. Ok, questa è solo qualche immagine presa dal lavoro originale. Ok, quindi se tu marchi un blastomero, poi vedi dove vanno a finire i suoi figli, ok? Qual è il destino delle cellule che deriveranno da quel blastomero? E quindi qui per esempio vedete questo blastomero ha fatto un po' di ectoderma, un po' di mesoderma, quest'altro ha fatto questa zona dorsale da cui comincia la gastrulazione e che adesso oggi studieremo in più nel dettaglio, comunque e via così. Ok, questa è una mappa, diciamo alla fine di questo studio, dopo averne visti parecchi, ok? Questa è una mappa che è stata disegnata, quindi più o meno dove vanno a finire. Quelli vegetativi, vedete, diventano quasi tutti endoderma. Questo qui a metà è già un po' più a metà. Questo sarà mesoderma, soprattutto mesoderma. Infatti lo vedete qui, ok? La striscia di sopra è l'ectoderma, quella che gli corre sotto è l'endoderma. Qui c'è l'archenteron, quindi mesoderma dorsale con endoderma dorsale. Mesoderma ventrale con endoderma ventrale con mesoderma ventrale. Ok. E quindi però in realtà potete vedere che in alcuni casi, in alcune zone,
le cellule si mischiano parecchio, eh? Non è tutto monocolore, non è monoblocco. Ci sono delle zone dell'embrione dove tutto si mischia un po'. E per averne un'idea in realtà ancora più precisa, potete andare a questo sito. Ok, questo è carino, è una visione interattiva, è un modellino interattivo di questo esperimento, in cui sono stati disegnati appunto le fate map, che però appunto noi vi disegniamo sempre in modo più o meno preciso, le fate map in questi embrioncini, però non è tutto così, tutto o nulla, diventerai mesoderma, diventerai endoderma, non è tutto così netto. E per descriverlo, diciamo, appropriatamente, bisogna introdurre invece dei termini probabilistici. Quindi, per esempio, se noi ci chiediamo la notocorda, eccolo qua, che a me piace tanto, una struttura, un derivato, la notocorda cos'è? Ectoderma, mesoderma o endoderma? Aspetta, chi vota mesoderma mi alza la mano, ok? Chi vota ectoderma mi alza la mano? Chi vota endoderma mi alza la mano? Qualcuno non ha votato, questo non vale, comunque è mesoderma, esatto. Mesoderma, chi vota per ventrale alza la mano? Chi vota per dorsale alza la mano? Ok, esatto. Mesoderma dorsale, e ci interesserà parecchio. Allora, la notocorda da dove origina? Guardate qua, in verde ci sono, diciamo così, uno small contribution e invece in giallo addirittura un rarely contribution. Ok, quindi la notocorda sembrerebbe essere un mix di cellule che hanno una certa probabilità, rispetto ai blastomeri ovviamente, ok, di derivare un po' da questi qui e un po' da altri, e via così. Il pronefro, lateral plate, il cuore, gli archi branchiali. Il cervello, moltissimo, il cervello sembra essere molto più, ha una grandissima probabilità di finire da queste zone, le vedete? E questo qua in basso, eh? Qua, il cervello ha una grande probabilità di finire da queste zone del lato del futo dorsali, ok? Però poi qualche cellula salta fuori anche da qua. Dorsal, ventral, hindbrain e via così. Vabbè, però il concetto è che sì, esiste, diciamo così, una fate map di massima, però già poi le cellule, possono prendere destini diversi. Ok, almeno rispetto a quella che era la loro posizione nello stadio a 32 blastomeri. Okay. Quindi ci saranno, ci aspettiamo che ci siano dei rimescolamenti delle cellule, quando le divisioni vanno ancora avanti, diventeremo morula, diventeremo blastula, e quando saremo allo stadio di blastula, a quel punto il fatto di essere appartenuti ad un blastomero piuttosto che un altro conta fino a un certo punto. D'accordo? Quindi ci aspettiamo che allo stadio di blastula, giù di lì, arrivino dei segnali poi a indirizzare le cellule che si sono finite a trovarsi in un certo punto piuttosto che un altro. D'accordo? Quindi ci aspettiamo un meccanismo regolativo nel definire quelli che saranno i destini di queste cellule. È chiaro? Ok. Allora, detto questo, possiamo abbandonare la parte così descrittiva e entrare in quella sperimentale. Ta-da! Partendo proprio dalla nostra fate map. In realtà, nel caso della blastula, la fate map comincia a diventare in realtà un pochino più precisa, ok? Quella che vi ho fatto vedere prima era dello stato di blastomeri. Arrivati alla blastula, in realtà la fate map è già un po' più decisa, cioè i tessuti in questo caso cominciano ad avere dei confini netti, ok? Subito prima della gastrulazione, un po' come era nella drosofila, vi ricordate? Anche nella drosofila, e subito prima della gastrulazione, che si definisce il piano del corpo. Ok, anche in questo caso la fate map è un pochino più precisa, e la fate map di queste blastule di Xenophus si conosceva da lunghissimo tempo, dalla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Ok, però il problema era sempre cercare di capire quando è, in che momento esatto, le cellule prendevano questa strada senza ritorno che chiamiamo differenziamento. E
diciamo, il primo ad affrontare, diciamo così, in modo sistematico, questa questione, e tra l'altro utilizzando l'approccio giusto, perché altri già ci avevano provato, ma lui, diciamo così, trova, la strada giusta, è questo Hans Spemann negli anni 20. E qual è la strada giusta che lui prende? Ovviamente, allora, prima utilizzare l'approccio dei trapianti, ok? Quindi per capire se non si potevano coltivare ancora, o la coltura dei tessuti era ai suoi albori, lui usa il trapianto, quindi prendo un pezzo di tessuto, lo sposto da un'altra parte. Quindi so che cosa sarebbe dovuto diventare, vedo se cambia il suo destino oppure no. Quindi, diciamo così, saggio la cosiddetta specificazione. Ok, dopodiché però come faccio a capire quando ho fatto il trapianto dove è andato a finire il mio tessuto? Posso colorarlo, ma appunto quando le cellule si dividono questi coloranti se ne vanno, l'ideale sarebbe una marcatura genetica. L'ingegneria genetica non esisteva ancora, ma in realtà la natura ci lavorava da parecchio. E quindi esistevano così, diciamo, dei reporter genetici naturali. In questo caso il trucco è stato utilizzare due specie di tritoni. Sì, scusate, qui siamo nel tritone per gli esperimenti di Spemann. Due specie di tritoni, uno pigmentato, il Triturus teniatus, e l'altro invece albino, che è il Tristurus cristatus. Forse albino, scusate, si usa per una mutazione, però il concetto è che è bianco. Ok, non ha quel bel pigmento che ha il Triturus teniatus, ed è un pigmento che tra l'altro le cellule si portano dietro tutte. Ok, ovviamente in questo modo si può riconoscere il tessuto che tu hai trapiantato, in modo molto netto, semplice e preciso. Ok, quindi, sfruttando questo trucchetto di avere così un reporter genetico da poter seguire, lui inizia il suo studio sistematico di vari trapianti. E a lui inizialmente piace molto l'epidermide, l'ectoderma. Perché? Perché c'è una parte, l'abbiamo visto qua nella fate map, c'è una parte che si sa diventerà nervosa, ok? Quindi una prima domanda che ci possiamo chiedere è in che momento avviene la specificazione del neuroectoderma? È già specificato prima della gastrulazione o lo diventa dopo? E come si può fare a capire questo? Bisogna incrociare un po' di trapianti e di tempi di sviluppo. Ovvero, e vediamolo, ok? Per esempio, prendiamo questo tessuto che dovrebbe diventare nervoso, questo è il suo destino. Se viene lasciato lì dov'è, diventerà piastra neurale e poi tessuto nervoso. Per il momento è ectoderma, sembra uguale a tutto il resto dell'ectoderma. Lui è un ectoderma dorsale, ma così, visto al microscopio, sembra molto simile a quello ventrale. E allora cosa si può fare? Prendiamo l'ectoderma dorsale e lo spostiamo in un altro embrione, in una posizione ventrale. Ok, questo esperimento io però, per capire, visto che io mi aspetto che ci sia un momento in cui questo... Sì, in realtà non è che posso aspettarmi che ci sia un momento, scusate, questi avrei potuto farveli vedere separati. Allora, per adesso lasciamo stare la parte dopo. Io faccio questo esperimento, lo prendo e lo metto in un altro punto. D'accordo? Quindi in un punto che era specificato a diventare epidermide. D'accordo? Quindi questo è ectoderma che dovrebbe diventare nervoso, lo metto in un punto in cui invece l'ectoderma deve diventare epidermide. Ok? Il suo destino è quello. Quindi io prendo questo tessuto e vedo se... che cosa potrebbe succedere? Se diventa... aspetta, facciamo così. Se diventa nervoso, che cosa significa? Se lì... che? È anche determinato, ok? Se invece diventa epidermide, vuol dire che non era specificato, che ha cambiato, o era specificato, ma ha cambiato il suo destino, non era determinato.
Ok? Voilà, e lui fa questa cosa in realtà in momenti diversi dello sviluppo, perché lui vuol capire, in realtà ve lo dico subito, l'esperimento, il risultato del primo esperimento è che in effetti il tessuto nervoso, il fut prospettico, che vuol dire, o presuntivo, scusate, messo là dove in realtà si verrà fuori l'epidermide, diventa epidermide. Quindi viene rispecificato, se era specificato. Ok. Ok, però cos'è il da un dato molto interessante? Questo già di per sé è un dato molto interessante. A questo punto però lui aspetta un po', aspetta che la gastrulazione abbia inizio. Quindi tutti quei bei movimenti, che portano il mesoderma a correre sotto all'ectoderma, prende di nuovo lo stesso pezzo di tessuto, quello che doveva diventare nervoso, di nuovo lo piazza in una zona dove invece doveva specificarsi soltanto l'epidermide e, meraviglia, invece vede una bella piastra neurale che si forma. Si forma una piastra neurale sulla pancia, ok? Sull'ectoderma della pancia. Invece dell'ombelico, capito? Ti viene un cervello. Oddio, che schifo. un po' così, un po' Frankenstein. Quindi gli viene una piastra nervosa sulla pancia. Oh mio Dio, che cosa vuol dire però questo? Che in quel lasso di tempo il tessuto nervoso è diventato nervoso. Che prima della gastrulazione non era ancora nervoso, dopo la gastrulazione invece si è specificato e determinato. Ok, si è determinato. Oh là là! Ok, e lui in realtà adesso qui non ve lo faccio vedere, ma ve lo racconto, il concetto l'avete capito? Lui fa anche l'esperimento opposto, cioè prende epidermide, della, diciamo così, tessuto che sarebbe dovuto diventare epidermide dell'ectoderma prima della gastrulazione, lo sposta al posto di quel pezzo di tessuto che, di ectoderma che sarebbe dovuto diventare piastra neurale e gli vengono fuori i neuroni. Ok? Quindi quel pezzo di tessuto destinato teoricamente a diventare epidermide, messo al posto giusto e al momento giusto, in realtà è un ottimo substrato e competente per ricevere segnali di induzione neurale e diventare nervoso. Ok? Quindi c'è qualcosa in quel lasso di tempo che parla all'ectoderma e gli dice diventa nervoso qui. È chiaro? E questo è stato ovviamente un punto cruciale, nello sviluppo di tutto quello che è stata la biologia dello sviluppo di lì in avanti. Ovviamente questa magia funziona soltanto nelle fasi precoci, prima della gastrulazione. Dopo la gastrulazione non funziona più. Se tu prendi una epidermide prospettica o presuntiva, come vi piace di più, otterrete in realtà sempre dell'epidermide. Quindi questa induzione dell'ectoderma a diventare nervoso funziona in quel punto e in quel momento. Dopo non funziona più. Ok? Quindi c'è qualcosa che ti fa diventare nervoso all'inizio della gastrulazione. La gastrulazione fa incazzare, si sa, è nota questa cosa. Ok? Ok, ma che cos'è questo qualcosa che fa diventare nervoso? Allora, in realtà la risposta viene di nuovo da esperimenti di trapianti. Questa volta però, appunto, questo è un esperimento che ha portato al premio Nobel ed è anche la tesi del dottorato di questa signora che vedete qui, Hilde Mangold, che in realtà poverina poi è morta, è una storia triste, in un incidente domestico. E quindi in realtà la sua tesi di dottorato ha preso il premio Nobel, ma lei non era più lì per poterlo ricevere. Comunque l'esperimento
su cui è stato vinto il premio Nobel, poi alla fine l'ha ritirato il signor Speman, ma diciamo che il lavoro era il suo, cioè era di tutti e due. Ok, è stato quello di trapiantare quel un pezzettino di tessuto, diciamo lì dove si sarebbe formato il futuro blastoporo e che si poteva riconoscere per la storia della famosa fenina grigia, vi ricordate? Quindi, avendoci l'occhio, si poteva identificare il lato dorsale dell'embrione e anche il punto da cui sarebbe iniziato la gastrulazione, lì dove troviamo il mesoderma dorsale. Quindi lei prende questo pezzo che diventerà mesoderma dorsale, nonché punto d'inizio della gastrulazione, nonché labbro dorsale del blastoporo, ok? Si chiama labbro dorsale del blastoporo, ma è tutte queste cose che vi ho appena detto. Ok, lei lo prende dalla parte dorsale e lo trapianta nella parte ventrale. Ok? Sempre in questa fase in cui si stanno decidendo i giochi, all'inizio della gastrulazione. D'accordo? All'inizio della gastrulazione abbiamo visto che l'epidermide può ancora cambiare idea, il futuro della piastra neurale può ancora cambiare idea, e lei dice: vediamo questo pezzo di mesoderma dorsale, nonché punto d'inizio della gastrulazione, se ha già le idee chiare. Ok, e in realtà il risultato di questo esperimento è particolarmente Frankenstein, perché in realtà porta ad un completo totale secondo asse del corpo, ok? Ne viene fuori una larva gemella. In questo disegno non rende, secondo me la foto rende molto meglio l'idea, ok? È chiaro? Qui vedete la larva normale. Questo è uno Xenopus in questo caso, in realtà, lei l'ha fatto con i tritoni, ma insomma il concetto è lo stesso. Questo è il trapianto che viene fatto, quindi vedete, questo pezzettino di tessuto viene appiccicato lì sotto dal lato dorsale, quindi è stato preso dalla parte dorsale di un embrione, appiccicato nella parte ventrale e magia! Pa, 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 pa. Non c'è trucco, non c'è inganno, c'è soltanto biologia. Oh. E questa cosa qua, appunto, è in qualche modo strabiliante, perché questo è un completo secondo asse del corpo, sono siamesi. Ok, però a questo punto noi ci possiamo chiedere, ci possiamo fare una domanda cruciale per capire che cosa è successo. Cos'è successo? Vediamo se vi viene a voi una domanda. Anche più di uno. Che cos'è? Cioè, il tessuto che ha dato origine a questa seconda larva. Ok? E questo piccolo tessuto che è cresciuto? Oppure c'è stata un'interazione tra questo piccolo tessuto e gli altri tessuti che si trovavano intorno? Ok? C'è stata un'interazione tra i tessuti del donatore e i tessuti del ricevente? O è il tessuto del donatore che è cresciuto, perché in realtà è inutile avere tutto questo uovo, basta sto pezzetto e ci facciamo una larva. Chi vota per la prima? È un semino che cresce e diventa. Quindi tutti i tessuti di questa cosa qui derivano da questo pezzetto. Alzate la mano. Chi vota per? Questo pezzetto in realtà organizza i tessuti vicini in modo da creare questa struttura con un asse dorso ventrale e un asse antero posteriore. Complimenti, avete vinto un viaggio a vostre spese dove volete voi. Esatto. E qui vedete, in realtà, questo è la cosa che rende il risultato veramente strabiliante. Perché in realtà questo trapianto dorsale del labbro dorsale del blastoporo l'avevano anche fatto già altri, ma non avevano capito veramente l'importanza di quello che stavano vedendo, e lei invece sì, proprio grazie a questa marcatura genetica, perché lei che cos'è che vede? Qui vedete, questa volta è in bianco, lei ha trapiantato un tritone, un pezzetto, un labbro borsale del blastoporo di un tritone bianco in un tritone pigmentato, e qui vedete che il pezzetto che lei ha trapiantato, guardate un po', questo è l'embrione originale, ok? Questo è il labbro dorsale
È la parte dorsale dell'embrione originale che ha dato origine a tutto questo asse dorso-ventrale meraviglioso. Questo è l'asse dorso-ventrale indotto, dal trapianto. E che cosa vediamo? Che il tessuto che lei ha trapiantato è diventato. Cos'è questo? Cos'è questo cerchio che c'è sotto il tubo neurale? Orientiamoci, ragazzi. Ectoderma che ricopre tutto. Tubo neurale. Cos'è questo? Notocorde, ai fianchi del tubo neurale? I somiti. Ok, quindi vediamo, la notocorda è un pezzo del somite che originano, che vengono direttamente dai tessuti del donatore, il pezzo che è stato trapiantato, ma tutto il resto intorno, ok, è fatto di cellule che sono state rispecificate, riprogrammate. Come piace dire adesso. E quindi questo che cosa vuol dire? Che questo pezzettino di tessuto, questo labbro dorsale del blastoporo, ha la capacità di organizzare l'asse antero-posteriore e quello dorso-ventrale del corpo. Che di fatto sono tutti gli assi che ci vengono in mente. Proprio per questo viene chiamato, sembra il titolo di un film, di organizer, l'organizzatore. In realtà loro gli avranno dato un nome tedesco che adesso non vi so ripetere. Comunque viene chiamato l'organizzatore, ovvero un tessuto che cambia, che è in grado di cambiare il destino del tessuto ricevente e indurre gli assi. È proprio per questa capacità di indurre gli assi che questo fenomeno viene chiamato induzione primaria. In realtà, se sia la prima o se c'è qualcosa che viene prima, adesso oggi lo studieremo, però diciamo che all'epoca appunto viene considerata l'induzione primaria, ancora viene chiamata così di fatto. Ok, ma a questo punto appunto ci possiamo chiedere quanto è primaria? Ma quindi come si specifica un organizer? Da dove salta fuori questa sicurezza che l'organizer ha di se stesso e anche dei tessuti che lo circondano? Qui facciamo dorsale, tu la testa, tu il caudale, tu sei il buco del culo. No, non volevo fare culo. E vabbè, così. Ok? Da cosa gli viene tutta questa sicurezza? Quindi chi induce l'organizer? Chi sono gli induttori? E come fanno a specificare l'asse in realtà dorso-ventrale? Vediamo oggi quello antero-posteriore. Mi sa che oggi non ce la facciamo a iniziarlo, lo vediamo la prossima volta. Allora, partiamo dai nostri punti di riferimento. L'organizer viene fuori in questa regione di mesoderma dorsale. Ce l'abbiamo chiaro tutti questo concetto? Mesoderma dorsale, quindi quello che sarà poi la notocorda, è il punto da cui origina l'organizer. Allora, a questo punto iniziamo a chiederci se, quando e se è già specificato. E possiamo farlo, diciamo così, entrati in un'era più moderna, attraverso colture cellulari. Quindi prendiamo la nostra blastula, la rompiamo in pezzi, la mettiamo in coltura e vediamo che tipi di cellule troviamo in questi gruppi di cellule che poi si differenziano così autonomamente. Quindi verifichiamo la specificazione cosiddetta. E che cosa vediamo? In effetti, se prendete l'Animal Cup, quindi ritagliate, sembra Art Attack. Allora, cari amici, prendete le forbici, ritagliate l'Animal Cup, lo mettete in coltura, cosa ottenete? Epidermide. O comunque strutture epidermide, niente di nervoso. Il tessuto nervoso vi salta fuori da questo pezzo se prendete un po' di ectoderma e un po' di mesoderma. In questo pezzo però vengono fuori anche strutture, vedete la notocorda? Quindi strutture dorsali. Allo stesso tempo nella parte ventrale ottenete epidermide, quindi niente di nervoso, e un po' di tessuti mesenchimali. Stanno venendo a ucciderci. Potete dirgli che c'è la porta se vogliono.
Vabbè, basta spingere, sembra solida. Ok, allora attenzione, quindi, però avete capito, il risultato di questo esperimento è che l'asse dorso-ventrale, ok, i futuri, diciamo i tipi cellulari tipici delle strutture dorso-ventrali, sono già specificati allo stadio di blastula. Quindi prima che inizi la gastrulazione. Queste cellule sono già specificate. Ok, ma a questo punto possiamo chiederci chi è che induce, visto che ci piace tanto questa zona di mesoderma dorsale, ovviamente noi cerchiamo tutto l'asse dorso-ventrale, però diciamo così, teniamo un occhio di riguardo su questo organizer che si trova nella parte dorsale. E quindi cominciamo a chiederci chi è che induce il mesoderma, tanto per cominciare. E magari il mesoderma dorsale. Allora, la risposta viene da un altro tipo di esperimenti in cui l'animal cap, questa parte che se lasciata in coltura, ve l'ho fatto vedere prima, diventava semplicemente epidermide, ok? Quindi la specificazione, se voi lo lasciate andare per quello che ne sa lui e per quello che gli interessa, senza che nessuno lo condizioni, secondo il suo, segue il suo cuore, in coltura e diventa epidermide. Ok? Ma che cosa succede se questo tessuto che è lasciato lì sarebbe diventato epidermide? Io lo aggancio invece a cellule del polo vegetativo, quindi quelle che sarebbero diventate endoderma e che se vengono lasciate lì da sole in coltura anche diventano endoderma. Cosa succede? Succede una magia. Da soli fanno uno ectoderma, uno epidermide e l'altro endoderma. Se invece li mischio insieme, qualcuno fa epidermide e lo vedete, tra l'altro la cosa fighissima è che si spande alla superficie, qui non c'è gastrulazione. Non ci può essere gastrulazione in questo tipo di embrioncino. Non avviene la gastrulazione. Però che cosa succede? Che le cellule dell'epidermide futura presuntiva vanno avanti per il loro destino e avvolgono tutta la superficie dell'embrione. Questa è una magia meravigliosa, secondo me. L'endoderma si trova nella parte centrale, e anche questo è bellissimo, ma attenzione, no, in questo, nella parte centrale troviamo anche dei muscoli, del mesenchima e addirittura degli abbozzi di notocorda. Ok? E il mesoderma, questo è in più, siete d'accordo? Se io li lasciavo separati, il mesoderma non c'era. Se io li metto insieme, puff, per magia, magia, salta fuori il mesoderma. Questo vuol dire, e tra l'altro lì è disegnato in blu, questo mesoderma deriva dalle cellule che erano dell'animal cap. Ok? Quindi alcune cellule dell'animal cap, sotto l'influenza del polo vegetativo e dell'endoderma, hanno cambiato strada e sono diventate mesoderma. Ok, e questa è stata una delle prime indicazioni che il mesoderma veniva indotto dall'endoderma. Quindi l'endoderma, infatti, ve lo ricordate, è per questo che il mesoderma si trova in mezzo. Ok, quindi l'ectoderma sarebbe ectoderma di suo, ma l'endoderma induce in questa regione di confine, grazie probabilmente a qualche segnale che adesso vediamo, l'ectoderma a diventare mesoderma. Ok, e questo è schematizzato nel disegno che vedete qua sotto. Quindi le cellule della calotta animale messe a contatto con l'endoderma ricevono un qualche segnale che le rispecifica in mesoderma. Aspettate un po' perché qui volevo raccontarvi un'altra storia. Va bene, e possiamo vedere quali sono questi segnali. In realtà oggi li conosciamo a livello molecolare, ok? Voglio solo introdurre velocissimamente
dei numeri associati agli stadi di sviluppo, perché è così che vengono descritti nei grafici che vi farò vedere adesso. Questo signor Nieuwkoop, che in realtà è quello che ha fatto questo esperimento che vi ho appena fatto vedere, non so come si dice, è olandese, se c'è qualcuno che sa il fiammingo e mi dice come va pronunciato, io ho sempre detto Nieuwkoop, che sembra un supermercato, ma non lo so. Comunque questo signor Nieuwkoop è quello che ha scoperto appunto questo fenomeno di induzione da parte dell'endoderma sull'ectoderma a dare il mesoderma, alla ricerca così, diciamo così, di chi induce l'organizer. Ok, il signor Nieuwkoop però, che appunto ha studiato lo Xenopus e altri anfibi per lungo tempo, è anche l'autore di quella che è la stadiazione ufficiale standard dello sviluppo dello Xenopus. Ok, quindi per capirsi, anche rispetto a studi che vengono fatti ai poli opposti del nostro pianeta, è meglio avere una scala, ecco, dove c'è il metro per misurare le lunghezze, e qui c'è questa scala di Nieuwkoop e Faber degli stadi di sviluppo dello Xenopus. Per cui lo stadio 10, giusto perché dopo lo vedremo, lo stadio 10 è l'inizio della gastrulazione, lo stadio 12 è la fine della gastrulazione. Quindi questa cosa, questo discorso che faremo della gastrulazione avviene sulla gastrulazione avviene dallo stadio 10 allo stadio 12. Allo stadio 13, vedete, invece inizia la neurulazione. Ok, e in realtà appunto ci sono alcuni geni molto interessanti, che poi si è scoperto appunto avere un ruolo in questo differenziamento, induzione anzi, del mesoderma e dell'endoderma, che sono in realtà in parte geni materni, come per esempio questo VEGT. Guardatelo un po', adesso vedremo anche che cosa fa. Guardate la sua distribuzione, questa è un RNA messaggero, qui abbiamo fatto l'ibridazione in situ, vedete che è completamente assente al polo animale, questo è l'ovocita, prima della fecondazione, mentre è bello distribuito qua nell'appolo vegetativo, è molto abbondante. Quindi vedete qui, se riuscite a leggere, qui c'è scritto OO12, in effetti forse sono un po' piccoli, qui c'era scritto 10. Comunque questa è la gastrulazione, lo stadio 10. Vedete che VEGT, lasciate stare che ce ne sono due, questi non importa perché ce ne sono due. Prendeteli come se fossero uno solo o la somma dei due. Comunque, però vedete che appunto questo gene è già presente nell'ovocita, ha un picco alla gastrulazione e poi va giù. Neurulazione, poi qui insomma quando inizia il differenziamento va giù, torna poi dopo, diciamo così, nel girino maturo. Ok, è chiaro? E questo già è un andamento piuttosto interessante, quindi vedete che è molto presente in queste primissime fasi, poi rimane un po' qui nel futuro mesoderma e poi va giù. Allora, questo VEGT in realtà è un, così, è in grado di indurre una serie di geni che sono in effetti dei master regulatory genes del differenziamento in senso... Questo è un test, è un quiz, cari amici. Allora, guardate questa figura. VEGT induce l'espressione di SOX17. Abbiamo SOX17. E riuscite a riconoscere che tessuto è quello con SOX17? Allora, vediamo un po'. Chi vota per ectoderma alza la mano. Chi vota per mesoderma? Chi vota per endoderma? Qualcuno non ha votato? Lei cosa pensa? Spara qualcosa. Eh? Endoderma! Vedi, avevi indovinato e non avanzavi. Esatto, il futuro endoderma. Però è bellissimo. Cioè, SOX17 è un master regulatory gene dello sviluppo in termini di endoderma. Quindi vi ricordate quando abbiamo parlato di cascate, di un fattore di trascrizione, SOX17, e la cascata trascrizionale a valle di questo SOX17 porterà verso l'endoderma, ok? Ormai tutte queste vie
si conoscono molto bene anche nei mammiferi, nello studio delle cellule staminali e nel differenziamento in vitro di cellule staminali. Ma comunque. Ok, e guardate come rimane proprio anche l'impronta, per farsi l'occhio, questo è molto utile, l'impronta invece del mesoderma. Il futuro organizer si troverà qua, il mesoderma dorsale. Però guardate che bel confine. Queste sono endoderma, queste non lo sono più, ok? Non è una cosa mischiata, probabilistica. Qui è molto netto. Qui cominciamo a vedere dei veri confini. Questo è mesoderma e c'è una riga che lo dove comincia invece l'endoderma. E anche qui vedete che SOX17, come tanti di questi geni che sono importanti per accendere un programma genetico, però un programma genetico che poi deve andare avanti con le sue gambe, anche lui, circa alla gastrulazione, questo però è un gene materno o un gene zigotico? Guardate un po'. È zigotico, lo vedete, nell'ovocita non c'è. L'mRNA, pum, salta su come un geyser alla gastrulazione. Ok, e poi va giù, accende, è un pulsante, accende quello che deve accendere, poi non serve più. E comunque era giusto. VEGT induce, quindi questo gene materno induce l'endoderma. Quindi questa è una cosa che ci aspettavamo anche da quello che diceva Niewkop. Quindi abbiamo dei geni materni che influenzano la specificazione dell'endoderma. E quindi l'endoderma lo vediamo specificarsi molto precocemente. Evviva! Ok, dopodiché questo endoderma dovrà appunto convincere l'ectoderma a diventare mesoderma. E come lo fa? In realtà ve la faccio super veloce, di fatto attraverso l'espressione di alcune molecole della famiglia del TGF-beta e delle BMP. Che poi sono parte della famiglia del TGF-beta, ma se vi ricordate c'è qualche differenza. Comunque, come per esempio questo nodal, ma ne vedremo anche altri, VG1, anche lui. Ok, comunque nodal è una molecola quindi secreta. Questo messaggio che deve coinvolgere tutta questa striscia di tessuto che si trova sopra all'endoderma e in parte di fianco anche, se guardate, ok? Quindi questo è il mesoderma, questo è l'endoderma. Dall'endoderma viene fuori un messaggio che induce i tessuti circostanti in realtà a differenziarsi in mesoderma. Quindi tutta questa fascia a metà tra endoderma ed ectoderma verrà, diciamo così, indotta proprio attraverso messaggi molecolari, ok? Glielo si dice, mesoderma, hai capito? Mesoderma, hai capito? E ho capito! Ok, c'è tutto un cerchio qua intorno, che diventerà mesoderma, grazie a qualche segnale che arriva dall'endoderma. E questi segnali, appunto, sono, uno di questi segnali, per esempio, è nodal. Allora, in realtà questi segnali che inducono il mesoderma, non c'è solo nodal, ce ne sono una serie della famiglia del TGF-beta. Chi è che si ricorda? TGF-beta e BMP, ve li faccio adesso perché ci serviranno tutti e due. L'avete studiato con la professoressa, è vero o no? Quindi, sono molecole segrete? Sì o no? Sì. Diffondono? Sì. Come agiscono? Legano dei recettori di membrana, ok? E poi segnalano a livello intracellulare. Ci sono delle vie che arrivano fino al nucleo? Chi vota no può votare no. C'è una via a valle della segnalazione del recettore TGF-beta o BMP che porta fino al nucleo, quindi a modificare la trascrizione genica? Chi vota sì alza la mano. Chi vota no alza la mano. Ci sono solo conseguenze citoscheletriche? No. Certo che arriva al nucleo. E attraverso quali molecole, quali proteine intracellulari? Chi è che trasduce questo segnale? Le proteine? Le proteine?
qualcuno ha detto giusto. Prima? Smad! Un po' di coraggio, se no non lo so, se lo sapete o non lo sapete. Esatto, le proteine SMAD. Se vi ricordate, c'è un adattatore che serve per tutti, che è la SMAD 4, però poi c'è un po' di differenza tra la segnalazione avale del TGF-beta o delle BMP. Questo ve lo ricordate? Quali sono le SMAD? Vabbè, ci sono diverse SMAD. La SMAD 1.5 segnala a valle dei recettori delle BMP, mentre il 2 e il 3 è a valle di TGF-beta e i suoi fratelli, che comprendono appunto questo nodal di cui vi ho appena parlato. Quindi nodal, activina, anche questo VG1 l'abbiamo visto sopra, tutte queste sono proteine secrete dalle cellule dell'endoderma e con questa azione mesodermizzante sull'ectoderma. Quindi sono proteine che l'endoderma secerne e attivano, queste proteine attiveranno una cascata di segnalazione nelle cellule dell'ectoderma facendogli deviare e diventare mesoderma. Chiaro? Ok, allora a questo punto però a noi interessa anche capire, quindi la divisione dei foglietti germinativi, che era il primo elemento che abbiamo visto deciso a livello materno, l'abbiamo capito. Dopodiché però c'è il problema di definire l'asse dorso-ventrale, perché l'organizer si formerà là dove c'è il mesoderma dorsale, è chiaro? Allora, chi è che induce il mesoderma dorsale? Allora, abbiamo visto che il punto d'ingresso dello spermatozoo è un elemento importante, però insomma, diciamo, per partire non è semplice affrontare questa questione. Allora, il signor Nieuwkoop, sempre lui, insieme in realtà anche ad altri studiosi, ha deciso di partire dall'endoderma. Ok, allora, facendosi questa ipotesi, ma se l'endoderma induce il mesoderma, giusto? Allora può essere che l'endoderma, diciamo così, più ventrale induca mesoderma ventrale, mentre l'endoderma più dorsale induce mesoderma dorsale? Torno a questa figura che mi piace perché è più realistica. Ok, può darsi che qua ci sia nell'endoderma che induce il mesoderma dorsale e invece qui nell'endoderma ventrale viene indotto mesoderma ventrale. Ok, quindi questo segnale induttivo che induce il mesoderma sia in qualche modo già polarizzato in senso dorso-ventrale. Questo, diciamo, è il punto di partenza, poi vedremo la faccenda un po' più complicata. Però partiamo da questo punto, perché questa cosa è, questa ipotesi è sperimentalmente verificabile. Sperimentalmente verificabile nel senso che l'ovocita, diciamo lo zigote, ha la specificazione dell'asse dorso-ventrale molto molto precocemente, è immediato, subito si setta, ok? Quindi a questo punto noi ci aspettiamo che, arrivato a 32 blastomeri, questo, ok? Cioè, non ci aspettiamo, sappiamo che, per esempio, già arrivati a 32 blastomeri, ci sono alcuni blastomeri più dorsali, come questo D1, che sono lì dove si formerà l'organizer, che si formerà da questo C1, e ci sono blastomeri più ventrali, come questo D4, ok? E quindi possiamo scomporre quell'esperimento di riaggregazione di ectoderma e endoderma, ok, lungo l'asse dorso-ventrale. Quindi possiamo in questo modo prendere tessuti e prenderli dall'inizio della storia, quindi prendere dei piccoli animal cap, quindi cellule che da sole diventano ectoderma, metterli a contatto con blastomeri del polo vegetativo più dorsali o più ventrali, ok? È chiaro a tutti?
Cos'è un blastomero dorsale, un blastomero ventrale? Se qualcuno ha dei dubbi, me lo chieda pure, non c'è problema. Ok, quindi, e quindi possiamo iniziare a chiederci, andando poi a cercare le cellule di mesoderma mischiate in questi gruppi, masse di cellule che crescono in coltura, che cosa ci troviamo? Ed effettivamente, cosa troviamo? Che se voi prendete il blastomero più dorsale, il D1, lui, diciamo, nel 77% dei casi, produce, o forse non mi ricordo più, percentuale di induzione totale, non mi ricordo più come viene calcolato esattamente, comunque ha una forte capacità di indurre mesoderma dorsale, ok? E un pochino di meno del tessuto che si ritrova invece ha un fenotipo da mesoderma intermedio. Ok? Mentre i blastomeri più ventrali sono molto meno bravi a indurre questo mesoderma dorsale. Quindi parliamo di strutture tipo notocorde. Ok, quindi sembrerebbe che effettivamente questo mesoderma ventrale, scusate, dorsale, abbia una certa capacità di indurre il mesoderma già in qualche modo regionalizzato. Cioè, l'effetto di induzione del mesoderma è regionalizzato rispetto all'asse dorso-ventrale, ok? Quindi non è tutto uguale, non esiste solo un messaggio generico mesoderma, ma da una parte si dice mesoderma dorsale, ma che dorsale è dopo me? Mesoderma ventrale, questi sono i messaggi, che mesoderma del mezzo, ok? Mesoderma del meso. E questo, in realtà, esperimento si può poi verificare, cioè la veridicità di questa affermazione in vitro, si può poi verificare in vivo prendendo questo blastomero più dorsale e invertendolo con quelli ventrali. Quindi se voi prendete questi due blastomeri, il D1 e il D4, e li invertite, lì bisogna essere, la magia qui la fa veramente lo scienziato, che è capace di fare questi esperimenti, il risultato è che di nuovo avete un embrione a due teste. Ok? L'effetto è meno netto rispetto a quello del trapianto dell'organizer, ma è evidente che sì, esiste, esiste un qualche segnale dal endoderma dorsale che specifica il mesoderma dorsale, quindi l'organizer. Ok? Quindi se tu lo inverti, se tu prendi questo blastomero di 1, puoi indurre un organizer anche nella parte ventrale. È chiaro? Quindi induci un doppio organizer. Questo animale aveva due blastomeri di 1. Quindi questo è chiaramente un effetto materno, poi diciamo mediato, diciamo in qualche modo modificato dall'arrivo dello spermatozoo. Quindi madre eterno paterno. E questo è lo schema che vi faccio vedere fino a questo punto. Quindi una serie di segnali in grado di indurre il mesoderma, ma anche di specificare l'asse dorso-ventrale in questo mesoderma. E questa parte in effetti ventrale, questa parte che si trova al di sotto del futuro organizer, è stata chiamata il NeoCoop Center. Quindi la regione di endoderma che induce l'organizer. Ok? Si chiama NeoCoop o NeoCoop Center. Ta-da! Ma a questo punto però noi vogliamo andare più nel dettaglio, vogliamo capire qual è questo segnale che specifica la parte dorsale, ok? Che cosa fa sto spermatozoo per identificare un lato come dorsale? E per fare questo in realtà devo richiamare alla vostra memoria un vecchio amico che abbiamo già visto nel sea urchin. Chi è che induceva il punto di inizio della gastrulazione? La via di segnalazione. C'era una via di segnalazione?
che convergeva su una proteina intracellulare che diventa proteale digestiva, un fattore di trascrizione. Chi è che si ricorda il fattore di trascrizione determinante per far cominciare la gastrulazione nel sea urchin, nello specificare le primary mesenchyme cells? No, Pimar 1, quello era già a valle, prima di Pimar 1, il fattore materno, la beta-catenina, esatto, guarda chi si rivede, ma guarda un po' l'evoluzione. La beta-catenina, in realtà, anche in questo caso, è fortemente coinvolta nello specificare il punto di inizio della gastrulazione. Nel senso che la beta-catenina, la stabilizzazione della beta-catenina, di nuovo specifica uno dei due poli, in questo caso il polo dorsale. Ok? Quindi se voi guardate, questa ormai la conoscete, qui state vedendo la parte ventrale dell'embrione, della blastula, quindi siamo prima della gastrulazione. Guardate un po'. Dov'è qui la beta-catenina? Questo è uno staining per la beta-catenina, la proteina proprio. C'è un anticorpo, va, vede la beta-catenina. Lasciate stare questa cosa di sopra. Guardate qua sotto, abbiamo colorato in toto una blastula prima della gastrulazione, subito prima della gastrulazione. La stiamo guardando dalla parte ventrale, quella che diventerà la pancia. Dov'è la beta-catenina? In membrana. E qua dal lato dorsale dov'è? Nel nucleo, in membrana e nel nucleo, vedete quei foruncoli? Ma la beta catenina al nucleo vuol dire che il signaling è attivo. Beta catenina nucleare. E questo è diciamo così un evidentissimo segno di polarità. Quindi il lato dorsale è caratterizzato da un'attività della beta-catenina. Come arriviamo a questo? Cosa c'entra? Come fa lo spermatozoo in qualche modo a stabilizzare la beta-catenina da questo lato dorsale? Vi ricordo che nel caso di sea urchin era tutto specificato dalla madre. C'era Disheveld che era stato poggiato sul fondo del polo, al polo vegetativo. Ok, in questo caso anche, guarda un po', abbiamo Disheveld. Ve la faccio molto breve questa storia. Abbiamo Disheveld più una serie di altri mRNA, in particolare di Wnt11, che sono stati depositati dalla madre nella parte vegetativa, sul fondo, al polo vegetativo dell'embrione. Ok? E che cos'è che fa il padre, e in particolare il centriolo dello spermatozoo che organizza i microtubuli? Faceva avvenire, se vi ricordate, questa rotazione corticale, ovvero grazie appunto all'organizzazione di questi microtubuli, tutta una fascia di citoplasma corticale attivamente, ok, grazie a questi microtubuli, ruotava di 30 gradi nella direzione del futuro polo dorsale, specificando la parte dorsale. Allora, in questa rotazione, in questo movimento di citoplasma, ok, di circa 30 gradi in questa direzione, un sacco di molecole RNA, quello che potete immaginare che ci può essere in un citoplasma depositato lì sotto, si sposta, ok, e viene trascinato verso il futuro polo dorsale, portandosi dietro appunto, per esempio, Disheveld e Wnt11. Ed eccolo lì il soffio che ci aspettavamo, che stabilizza la beta catenina ad un polo dell'embrione rispetto all'altro. Quindi questo è l'inizio, ok? Stiamo parlando sempre di tessuti, diciamo, multipotenti, ok? Quindi bisogna dargli un soffio e poi ovviamente
loro dovranno trovare il modo di organizzarsi per conto loro. Però il soffio, adesso vedremo come si organizzano per conto loro, ma il soffio che fa pendere la bilancia da questo lato è proprio dato da queste piccole molecole che si spostano con quest'onda di citoplasma. In modo molto simile a come abbiamo già visto per il riccio di mare. Ok, quindi questo fa lo spermatozoo. Lo spermatozoo entra da un punto e fa sì che una serie di proteine si spostino verso la parte opposta da cui lui è entrato, polarizzando lo zigote e poi di conseguenza il futuro embrione. Ok? E non vi devo ricordare la via della beta-catenina di Schewald. Ok, ma quindi a questo punto abbiamo, come dire, chiuso il cerchio in un certo senso, perché abbiamo visto come questo evento iniziale, l'arrivo dello spermatozoo, provoca quest'onda di citoplasma e questo si traduce immediatamente in un signaling intracellulare che arriva fino a livello nucleare, differenziale tra la parte dorsale e la parte ventrale. Quindi, a valle della beta-catenina, ci aspettiamo che vengano specificati tutta una serie di fenotipi dorsali. E in realtà, se volessimo farla semplice, ci potremmo anche aspettare che potrebbe bastare così. Giusto? Io vi ho detto che l'endoderma specifica il mesoderma e lo fa in modo differenziale. In realtà, vedete qui che la parte dorsale del mesoderma in realtà ha la beta-catenina attivata, quindi è già diverso da quello ventrale. Ok? Però evidentemente non basta. E in effetti possiamo, per gli scettici, possiamo dimostrare che innanzitutto queste molecole mesodermizzanti espresse dall'endoderma a specificare il mesoderma, okay, quindi questi induttori del mesoderma che arrivano dalla parte dell'endoderma, vengono stimolati diversamente dalla beta-catenina. Quindi la beta-catenina stimola un casino, c'è cioè un loop positivo, per cui per esempio nodal viene regolato dalla beta-catenina. Dove c'è beta-catenina voi avrete molto più nodal. E così NEP1, VG1 e anche l'activina. Quindi i segnali che inducono il mesoderma sono in qualche modo più forti là dove c'è attiva la beta-catenina. E il signor Gurdon, con questo bel esperimento, ha in effetti verificato che la forza del segnale di queste molecole, qui in realtà lui usa l'activina, forse il nodal è più fisiologico e caratteristico, ma anche l'activina va bene, lui qui usa l'activina. E cosa fa? Attenzione, lui prende delle biglie, le chiamiamo biglie, beads, in realtà sono fatte di, adesso non so di che cosa erano fatte queste, comunque sono agarose, insomma in realtà possono essere di qualunque cosa, e diciamo sono fatte per poter essere intrise del fattore che noi vogliamo che venga rilasciato, ok? Quindi tu le metti a bagno, per esempio in questo caso nell'activina, loro si riempiono di activina e poi la rilasciano però diciamo con una cinetica diciamo sufficientemente lenta, ok? E quindi noi possiamo giocare con la concentrazione che usiamo per caricare queste biglie e col tempo con cui le lasciamo agire. Allora, quello che quindi lui fa, cosa fa? Prende dell'ectoderma, intride delle biglie di attivina, in questo caso guardate 1 nanomolare, quindi poco concentrato, e che cosa vede? Vede induzione di mesoderma. Wow! Ok. In realtà, diciamo così, guardando all'espressione genica, quindi di
in questo caso, più che al differenziamento morfologico, che è complicato da interpretare, lui utilizza l'espressione di specifici geni che caratterizzano le diverse parti dorso-ventrali del mesoderma e ci dice, qui vedo XBRA, espresso, che è tipico del mesoderma intermedio. Quindi a 1 nanomolare io ottengo del mesoderma intermedio. Poi cosa fa? Aumentiamo la concentrazione di attivina. Mettiamola, portiamola a 4 nanomolare. Se noi diamo una bella botta di attivina, 4 nanomolare, allora a questo punto cosa vediamo? Che vicino alle biglie si attiva un altro gene chiamato Gusecoid e che è un gene, dopo ve lo farò vedere, tipico dell'organizer, quindi del mesoderma dorsale e in realtà proprio di quel pezzo da cui inizierà la gastrulazione. Quindi, e la cosa ancora più figa è che intorno in realtà troviamo invece cellule che non esprimono più Gusecoid, ma esprimono questo altro XBRA, che è, non è un reggiseno, ma è un gene espresso dal mesoderma, invece un pochino più ventrale, che si trova poi là dove prenderanno origine somiti e mesoderma intermedio. O comunque diciamo che si spinge più ventralmente, perché se non sbaglio c'è anche nell'organizer, vabbè, ma dopo lo vediamo. Ok, e quindi vedete, a questo punto, lì possiamo immaginare che ci sia un gradiente e l'attivina vada degradando e induce tessuti diversi secondo il suo livello di concentrazione. Proprio così come fanno i... Dai, ma come siete timidi, ragazzi? Devo chiamare la psicologa la prossima volta. Sono preoccupato, Chiusi in voi stessi così, ma dai. Come fanno i... Vabbè, dai, mi accontento. Esatto, l'attivina si comporta da morfogeno. Quindi induce diverse strutture mesodermiche secondo il suo gradiente di concentrazione. Ok. E qui, in realtà ve lo faccio vedere in vivo, vedete? Vediamo se sappiamo leggere queste blastule. Guardate questa blastula e ditemi se la sapete leggere. Sapete che cos'è quella parte blu che esprime Gusecoid? Mesoderma dorsale, che darà origine al futuro organizer. Vedete il mesoderma ventrale? Non lo esprime, è chiaro? Quindi sono mesoderma tutto e due, ma sono già diversi per l'espressione di alcuni geni. Questo invece è Brachyury. Brachyury. Ed è l'altro gene che avete visto, XBRA, che invece vedete si fa tutti e due, fa il mesoderma in modo più generale. Ok? Quindi quello è un gene di mesoderma più in generale, invece quell'altro è mesoderma dorsale. Ok, quindi alla fine, eccolo qua il nostro schema. Spermatozoo, spostamento rotazione corticale, beta catenina che segnala nelle cellule, che crea, diciamo così, un asse dorso-ventrale, l'instaurarsi di un asse dorso-ventrale, di un'iniziale differenza. Questa iniziale differenza agisce su proteine della famiglia del TGF-beta, come nodalo, come l'attivina, creando un gradiente che induce, quindi c'è un gradiente, prima avviene, diciamo così, l'endoderma, poi viene il mesoderma indotto a gradiente dal più dorsale al più ventrale, grazie a questo gradiente di attivina da più dorsale al più ventrale. È chiaro? Quindi all'incrocio di questi due gradienti, o comunque di questi due eventi di specificazione, la beta catenina per il dorsale e VEGT per la parte vegetativa, in quel punto, all'incrocio di questi due assi, abbiamo la specificazione dell'organizer. È chiaro? Se avete dei dubbi, potete chiedere.
Ok, in realtà, vabbè, qui vedete anche questo siamois, che è un altro tipico dell'organizer. Questo però è bellissimo, secondo me, perché anche lui è un altro di quelli che fa proprio il soffio. Questo è un altro dei geni tipici dell'organizer. Guardatelo qua. Questo non c'è, ovviamente, è un gene zigotico. Viene espresso subito prima della gastrulazione e poi alla fine della gastrulazione non c'è già più. E non lo vedremo mai più. Ok? I xenopi si portano dietro questo gene da milioni di anni per usarlo per 20 minuti. No, un po' di più, fai 2 ore nella vita di uno xenopus, però sono 2 ore cruciali. Ok, a questo punto però va bene, abbiamo indotto degli assi, però non basta. Questi assi qua adesso ci saranno tutta una serie di rimodellamenti, si srotolerà l'asse anteroposteriore, questi assi dobbiamo mantenerli. Ok? Dobbiamo mantenerli e questo, in realtà quindi, diciamo così, il ruolo di un'induzione attiva non è ancora finito rispetto a quello che è l'asse dorsoventrale e anteroposteriore. Adesso abbiamo definito questi assi, ma non sarà così semplice mantenerlo e lo vediamo adesso. Anche perché abbiamo tutti presente l'esperimento della signorina Mangold, ok? Che faceva vedere che, diciamo così, l'organizer è in grado di non sovrascrivere, insomma, di sbaragliare, di dirottare, ok, questi programmi genetici e cambiare tutto, anche dopo che si erano teoricamente settati, ovvero a livello della blastula, perché qui vi faccio vedere che tutto si setta alla blastula e a questo punto parte la gastrulazione. Però vi ricordate, la signorina Mangold metteva qui un altro pezzo come questo e non era finito lì, si risetta un asse dorso-ventrale. Abbiamo di nuovo la notocorda, i somiti, ok? Vabbè, ma quindi a questo punto, in realtà, per capire esattamente come va a finire questa storia, abbiamo visto l'inizio, ma non siamo ancora, diciamo così, a degli assi scolpiti nella pietra. Dobbiamo ancora assistere a qualche sistema di induzione. E quindi per questo dobbiamo capire anche come agisce l'organizer. Per esempio, il tessuto nervoso abbiamo visto che non è ancora specificato. Sì che c'è la beta-catenina. Teoricamente potrebbe già sapere di essere dorsale, ma non basta, evidentemente. Perché quella parte lì con la beta-catenina, se io la sposto da un'altra parte, non è più dorsale, ok? Quindi serve qualcos'altro. Dobbiamo, come dire, insistere. Lui è il più convinto di tutti, però deve ancora agire sugli altri tessuti per completare questo asse dorso-ventrale. E come fa? Come agisce l'organizer? In gran parte attraverso molecole secrete, ok? Quindi sono induttori, lui è l'induttore primario, quindi ne sparaglia a bizzeffe. E qui vedete solo una lista, adesso si può isolare, possiamo fare il secretoma e identificare tutte le molecole che vengono secrete da queste cellule. Poi abbiamo una lista di 180.000 geni e diciamo, da dove comincio? In realtà alcuni sono stati per fortuna già identificati e si conoscono. E adesso li vedremo. Aspetta, Allora, appunto, per raccontare questa storia di come agisce l'organizer e come verrà settato l'asse dorso-ventrale, voglio solo farvi, però aspettate ancora un istante, voglio solo farvi riflettere su questa capacità che ha l'organizer di sovrascrivere, di dirottare l'asse che si era specificato alla blastula. Perché nella blastula, d'accordo, questa era la parte dorsale e questa era la parte ventrale. In quella parte ventrale, teoricamente, la beta-catenina è molto bassa, eccetera, eccetera. Le cellule avevano già preso la loro decisione di essere ventrale, però evidentemente metterci l'organizer può cambiare la storia. Ok? E adesso cerchiamo di capire, ma ve lo dico già, non succede attraverso la beta-catenina, ma una serie di passaggi successivi che devono arrivare perché questo asse dorso-ventrale diventi davvero l'asse dorso-ventrale dell'embrione finale.
Ok, ma per capire come funziona questa storia, appunto, partiamo dall'evento di induzione più, diciamo, eclatante, che è a carico del nostro organizer e che abbiamo visto all'inizio della lezione, e che è proprio l'induzione del tessuto nervoso. Avete visto? L'induzione nervosa, l'ectoderma diventa nervoso nel momento in cui l'organizer gli passa sotto. E la signorina Mangold fa vedere molto chiaramente che il tessuto nervoso derivante dal suo esperimento di trapianto è assolutamente una rispecificazione dei tessuti del ricevente. L'organizer passa sotto alla epidermide, la futura epidermide ventrale, e dall'ombelico fa venire fuori un cervello. Oh mio Dio, che schifo! Allora, come succede questo? Allora, solo velocissimamente, la meccanica la sapete tutti, ditemi la verità. La piastra neurale, c'è una zona di ectoderma che riceve questo segnale, quindi inizia a diventare nervosa, e questo innervosirsi dell'ectoderma lo riconosciamo perché si ispessisce. L'epitelio diventa... Chi se lo ricorda? Lo sapete o non lo sapete? L'epitelio che circonda il tubo neurale in formazione è un epitelio monostratificato, pluristratificato o pseudostratificato? Pseudostratificato, vabbè, non importa. Comunque lo vedremo. È un epitelio pseudostratificato, però la pseudostratificazione è comunque una stratificazione, quindi lui si ispessisce rispetto ai tessuti che li circondano, poi a un certo punto si solleva come il Mar Rosso con Mosè, si chiude, si forma il tubo e sopra l'ectoderma. Voilà. In realtà questa induzione neurale, ma ne parleremo meglio la prossima volta, mostra già un chiaro regionalizzazione anteroposteriore. Quindi la piastra neurale, che si specifica già dall'inizio, questo ispessimento, ha la forma di una pera, con la parte più larga, diciamo così, che sarà il futuro cervello, qua davanti. Ok, in realtà spero che queste cose le sappiate, perché voglio andare un po' veloce, ci manca solo più 20 minuti. Allora, attenzione, il mesoderma che si invagina darà origine alla notocorda. Questo lo sapete tutti, no? La notocorda è questo tessuto solido, fatto di tessuto cordoide, quindi è solido, ma non contiene tessuto extracellulare, matrice extracellulare, sono cellule gonfie, tutte appiccicate tra di loro, non so se le avete viste a istologia, ma non importa. Eccola qua, questa è la corda, e proprio è sopra alla corda che inizia la specificazione del tessuto nervoso e la neurulazione. Ok, questa cosa ce l'avete presente tutti, scusate, Tubo neurale, corda, somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale. Questo ve l'ho fatto vedere l'altra volta. Questo è semplicemente un embrioncino. Se voi lo scoperchiate, togliete l'ectoderma, qui è stato tolto l'ectoderma, il tubo neurale, questa roba qui, e tutto intorno ci sono i somiti, che adesso qui piano piano si organizzano, e poi il mesoderma intermedio e laterale. Sotto corre la notocorda. Ok, inizialmente qui sembrano medio laterali, ma poi ovviamente tutto si ripiega e invece vediamo questo asse dorso-ventrale. Ok, ma allora l'organizer in qualche modo è capace di indurre quel pezzo di ectoderma attraverso la notocorda che poi gli corre sopra, sotto, a diventare nervoso, lo fa innervosire. Ma come fa? Chi sono gli induttori? Allora, di fatto è stato cercato in tutti i modi, ma non era così semplice, anzi, per certi aspetti sembrava pure troppo semplice indurre tessuto nervoso. C'erano un sacco di molecole chiaramente non fisiologiche, inquinanti, che erano in grado di trasformare l'ectoderma in neuroectoderma.
qui è proprio alchimia, eh? Il piombo in oro. E quindi venivano utilizzate, insomma, venivano testate in vitro varie molecole che trasformavano l'ectoderma in neuroectoderma. A un certo punto, appunto, sembrava un po' troppo facile. Io vi ho detto, l'ectoderma, l'animal cap, lo prendete, lo ritagliate, lo mettete in coltura, diventa ectoderma. Però, diciamo, trattandolo con composti vari, diventava anche neuroectoderma. Come mai? Allora, in realtà, il segreto, il trucco, l'intuizione, che poi ha portato in realtà a capire qual era il meccanismo, viene da questo studio qua, in cui l'ectoderma non è stato piastrato direttamente, ritagliato e piastrato, ok? Ma le cellule sono state isolate, quindi l'animal cap, prendiamo tutta la parte animale, futuro ectoderma, sono state dissociate le cellule, lasciate stare un po' da sole, e poi riaggregate a formare degli aggregati. Ecco che questo trattamento di lasciare un attimo di riflessione alla cellula dell'ectoderma, stai un po' da sola, vai in isolamento, prova un attimo, vai in ritiro spirituale. Questo momento di ritiro spirituale per la cellula dell'ectoderma, almeno in alcune, in parte, le trasforma in tessuto nervoso. Quindi alcune di queste diventano progenitori neurali e danno origine poi in questi aggregati informi a tessuto nervoso. Guardate che belle epidermide che si forma, tutte, sempre esterne. Il tessuto nervoso, anche quando tu li disgreghi e li riaggreghi, il tessuto nervoso rimane dentro e l'ectoderma invece si mette all'esterno. Questa è un'altra magia dell'adesione cellulare. Ma comunque. Ok? E quindi a questo punto però, che cos'è che viene? Qual è il dubbio che ti salta in testa? Perché l'ectoderma, se io lo lascio da solo, diventa neuroectoderma? Aha! C'è un programma di default, ok? C'è un programma di default, ma le cattive amicizie. Quindi quando le cellule dell'ectoderma stanno tutte insieme, allora in qualche modo si condizionano inibendo questo programma di default. Ok? Ed ecco spiegato perché era così facile indurre tessuto nervoso, perché bisogna inibire un programma di default. E a questo punto, insomma, anche clonando alcune molecole, sapendo che cosa fanno, che comunque viene fuori che l'induttore effettivamente è un inibitore della via delle VMP, e il primo che viene isolato, poi vedremo, vengono scoperti anche una serie di suoi cugini, è questo Noggin. Noggin, adesso vi faccio vedere la sua espressione, è al posto giusto e al momento giusto. Si trova nel posto giusto e al momento giusto. Guardatelo qua. Attenzione, perché lui è l'attore principale, l'abbiamo svelato, abbiamo trovato l'assassino alla fine del film. Siete pronti? No! Adesso che abbiamo trovato l'assassino, andate via! No! È un peccato! Perdete il finale! Benissimo, allora, attenzione, questa è la parte dorsale del mesoderma, questo è il futuro organizer, subito prima che inizi la gastrulazione, guardate Noggin, è espresso proprio lì. Quando poi abbiamo la gastrulazione, quindi alla fine della gastrulazione, strato 13-14, dove c'è la neurulazione, in realtà questa è una sezione sagittale sempre, uguale a questa, non come stadio, ma come tipo di sezione, e guardate un po', indovinate che cos'è questa? Che cos'è questa striscia blu? Che cos'è quella striscia blu? Ok, questo è il lato dorsale, qui si invagina, questo diventerà l'asse antero-posteriore. Chi è che corre sulla linea mediana lungo l'asse antero-posteriore sotto l'ectoderma che diventerà neuroectoderma? Chi è? Chi è che corre lungo la linea mediana sotto l'ectoderma là dove si formerà neuroectoderma? La notocorda, ed è proprio lei. La notocorda esprime Noggin da paura.
Ok, e che cosa fa questo noggin espresso dall'organizer e dai tessuti che cresceranno e correranno sotto all'ectoderma, figli dell'organizer? Esprimono questo noggin, e qui lo vedete anche, vedete? Questa è di nuovo l'espressione di noggin, ha proprio anche lui un picco alla gastrulazione e poi in realtà va giù, poi in realtà noggin fa un sacco di cose, è una molecola molto interessante. Ma comunque, cosa fa noggin? Noggin, ve lo ricordavate, SOG? Vi ricordate SOG? Abbiamo visto in Drosophila, dai, c'era dei capita magic! Che voleva andare, che era il tessuto della parte dorsale, ma nel tessuto nervoso dei pentaplegic non arrivava perché c'era SOG, che placcava beteca pentaplegic e gli impediva di legarsi al recettore. Noggin fa la stessa cosa. Eh? Noggin sequestra le BMP, che sarebbero giusto appunto l'omologo dei vertebrati di deca pentaplegic. Ok? È proprio la stessa storia. Così come erano SOG e deca pentaplegic, la stessa storia, milioni di anni dopo, di evoluzione, diciamo milioni di anni di distanza di evoluzione, la fanno noggin e BMP. Nel senso che noggin è in grado di sequestrare a livello extracellulare le BMP, impedendogli di agire, di negare, di stimolare il recettore. Ma siccome le BMP hanno tipicamente un ciclo autocatalitico, un feedback positivo, scusate, ok, quindi quando c'è BMP si stimola la produzione di BMP e si crea questo loop autocatalitico. Mentre noggin è in grado di interrompere questa storia, ok? Quindi dove c'è noggin le BMP non stimolano se stesse e quindi l'espressione di BMP va giù. È chiaro? E quindi di fatto, adesso ve lo faccio vedere, noggin, e poi come si scoprirà dopo, non solo noggin, ma una serie di altre molecole espresse sempre dall'organizer e con la stessa identica funzione di sequestrare a livello extracellulare le BMP, quindi di placcarle, ce l'hanno una serie di altre molecole espresse dall'organizer come noggin, come cordin, follistatin, e vedremo anche questo Cerberus. E quindi, per esempio, qui vi faccio vedere l'espressione di un'altra molecola, molto interessante anche lei, questo è veramente l'omologo di SOG, quello che vi ho fatto vedere in Drosophila, l'omologo, diciamo così, l'omologo diretto nei vertebrati è questo SOG, è questo cordin, l'omologo di SOG è cordin, e guardatelo qua, questo è il labbro dorsale del blastoporo. Questo è l'inizio della gastrulazione, lo vediamo qui, qui ovviamente è in toto, quindi stiamo vedendo in trasparenza sotto all'ectoderma, l'ectoderma non lo esprime, è espresso dal mesoderma, però vedete come a un certo punto disegna la piastra neurale, ve la ricordate la pera della piastra neurale? Guardate cordin, ha proprio la stessa identica forma, ok? E questo cordin, di fatto, insieme a noggin, blocca il signaling delle BMP. Quindi, qui ci sarà sicuramente più signaling, anzi, si formerà anche, adesso ci ragioniamo. Però qui c'è proprio un ombrello che para le BMP, lì le BMP non possono arrivare, ci sono queste guardie giurate che le fanno fuori appena si avvicinano, ok? Quindi lì di BMP non ne arriva, è proprio un muro, però è un muro anti-BMP con una bella forma. E in questa area protetta sarà possibile far partire questo programma di default che è tessuto nervoso, è chiaro? Ok? Un'area protetta dall'azione delle BMP in cui parte il differenziamento del tessuto nervoso. E fatemi finire però, dai, 3 secondi, e mi sono allungato un po'. No, sentite, dai, mi fermo qua perché vi vedo anche un po' provati. Avete provato, cosa vuol dire essere provati?
Bravi. Vi vedo un po' provati, quindi questa storia qui la riprendiamo giovedì, dove però dovremmo andare come dei treni a fare l'anteroposteriore, posteriore, perché sennò non ce la faccio a finire il programma prima di dicembre e voi non volete rivedermi anche a gennaio, vero? Ok? Vi voglio bene, siete belli e simpatici, ma io anche preferirei non vedervi più a gennaio. Ok.